Madonna, questi ciclisti, perché non state a casa? Ma poi... Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì, sono passato al lato oscuro. Il mio nuovo mezzo è una bici e qui siamo sulle splendide rive del Po per inaugurarla. Protezioni sempre, guantini sempre, tra l'altro questi qua sono della Speedy, caschetto e occhiale bentamarro, e vi presento il mio nuovo mezzo. Beh, d'altronde nell'ultimo video si era un po' capito che avrei dovuto rimettermi in forma. Il nuovo mezzo è un Rock Rider della Decathlon XC120, di cui trovate il link qui sotto nella descrizione. In realtà dovete sapere che non è una scelta casuale, una mia grande passione è proprio la bici. Vado in bici da quando ero piccolo e quindi erano da anni che volevo prendermi una mountain bike seria per affrontare con destrezza tutti i bellissimi sentieri che ci sono a Torino, a partire da quelli che circondano il Po fino ad arrivare sulla collina di Superga. Ma andiamo a vedere più da vicino com'è fatta questa Rock Rider XC120. Ruote da 29 pollici, tubeless ready, quindi farò la trasformazione a tubeless prima o poi, disco anteriore da 180 mm e indovinate, all'impianto idraulico a doppio pistoncino. Forcella RockShox, non ricordo il modello, perdonatemi, però un'escursione da 100 mm, freno a disco davanti e dietro e telaio cross country. Per curiosità io prendo la taglia L. Molto interessante il cambio, tra l'altro sono rimasto abbastanza scioccato dai nuovi cambi monocorona che vanno una bomba. 12 rapporti al posteriore, freno a disco posteriore da 160 mm. Devo dire che la frenata è davvero tanta roba ed è una bici che si presta sia allo sterrato ma più alla pedalata, proprio per rifarmi un po' il fiato che in questi ultimi mesi è venuto un po' a mancare. E quindi sì ragazzi, sono passato al lato oscuro e come vi ho detto era una cosa che aspettavo da tantissimo tempo. La scelta della bici non è casuale, chi mi segue su Instagram sa benissimo che in realtà come sport io pratico la corsa e in realtà corro da ben 10 anni, facendo anche discreti tempi e un discreto chilometraggio. Il problema è che quest'anno, raga, purtroppo non sono riuscito a mettere fiato con la corsa. Facevo 4 km, sono arrivato a farne 10, ma poi ero completamente distrutto. Per cui rimugina e rimugina, alla fine ho preso il nuovo mezzo, ovvero la mountain bike, che in realtà, ripeto, per noi che andiamo in moto è un ottimo esercizio, sia per quanto riguarda il fiato sia per la tecnica di guida. Molti dei movimenti e molte delle dinamiche che coinvolgono la bicicletta sono, adattandole, applicabili anche alla moto. E come posizione, tra l'altro, queste cross country assomigliano un sacco alla posizione di una moto sportiva, con il busto tanto caricato in avanti proprio per caricare la ruota anteriore, che dà tantissima direzionalità. Ovviamente pesi e ingombri sono completamente diversi e le nuove ruote da 29 pollici prendono velocità in maniera assurda, quindi mi trovo davvero molto molto bene. Ovviamente non penso vi porterò dei bici vlog, ma sulle storie su Instagram e magari in qualche post su Instagram e in qualche short o story magari il nuovo mezzo sarà anche lui protagonista. Non so quanto riusciate a sentire, ma sto registrando con la mia Insta Go 2. Dovrebbe avere una buona qualità, anche perché sei molto vicino alla mia voce. Questi sono, come vi dicevo, i sentieri vicino al Po. Torino è una città che è perfetta non solo per i motociclisti, ma anche per chi va in bici. Perché per i motociclisti? Perché è vicinissimo alle Alpi e quindi ci sono tra i colli più famosi al mondo e c'è gente che viaggia da tutta l'Europa per venirli a scoprire. E per i biciclettari, per chi fa mountain bike, perché è piena, c'è una mappa, magari ve la lascio nei commenti o nella descrizione. Ci sono un sacco di sentieri nella collina, anche parecchi impegnativi, con salti e percorsi tecnici sia in salita che in discesa. Ciao.
Ecco, vedete qua, questi hanno salutato. Ok, facciamo un po' di discesina. Vedete come ci sono tanti tanti sentieri molto carini. Bello bello, proprio bello. E via, ritorniamo al sentiero. Esclusiva, raga, vi faccio vedere la grecale. Guarda che bella, c'è anche un cane su. Guarda che bello il cane. Questo è uno dei prototipi del nuovo SUV di Maserati di segmento medio. Devo dire che è bella grande dal vivo. Pensa te. Come vi dicevo, ragazzi, ci sono un sacco di sentieri qui. E poi con queste belle giornate è davvero un piacere, anziché trovare il traffico nei passi di montagna, venire a prendere un po' di arietta fresca. Devo dirlo, c'è da dire che il traffico c'è anche qui comunque. Mi sto trovando davvero bene, ormai ci ho fatto su una sessantina di chilometri e boom, questo è tutto, diciamo, per questo video. Spero che il nuovo mezzo vi piaccia, non criticatemi. Ebbene sì, sono passato anche io al lato scuro, ma abbiate venia di me nei commenti, perché continuerò a frequentare per lo più sentieri e strade non aperto al traffico, e prometto che in tutti i modi possibili cercherò di non dare fastidio a nessun motociclista, anche perché motociclista lo sono anche io. Per questo video è davvero tutto, fatemi sapere se anche voi andate in bici, che modello di bici avete, se siete di Torino magari ci incontriamo per strada o in moto oppure nei sentieri per la collina di Superga oppure per il faro della Vittoria. Ciao! E adesso ho voluto la bici, beh, mi tocca pedalare. E anche duramente.